Una bella iniziativa quella di portare la bandiera dell'Abruzzo sulla vetta più alta del mondo. Oggi la regione Abruzzo ha voluto dare un tributo a questo giovane alpinista del Nepal, un'iniziativa partita anche dalla vostra azione. Sì, assolutamente, come abbiamo aperto la conferenza, sono 10 anni di umanità. Questi 10 anni di umanità sono legati a gesti umani, di aiuti reciproci proprio tra il nostro gruppo Esplora, che ringrazio tutto quanto in toto, e la comunità Sherpa dell'Himalaya. Ci siamo aiutati in modo reciproco, soprattutto penso alle nostre azioni durante il terremoto del 2015, 7.8 gradi Richter, oppure penso al periodo che è stato della costruzione dell'acquedotto a Jagat e tante altre azioni umanitarie di esplorazione. E Furpa Tenzin Sherpa, che è un Guinness World, è stato premiato 2 volte sia a Londra sia a Hong Kong, famosissimo in tutta l'Asia. Lui è salito a questo Guinness di salita sull'Everest praticamente in 3 giorni, lui è salito 2 volte, quindi è salito, risceso, salito e ridisceso, per 2 volte l'ha fatto, l'ultima volta nel 2017, e con lui si sono avanti degli studi sulla fisiologia umana, questo con l'Università di Bologna, e ci sono delle pubblicazioni nell'Università di Oxford, Chicago e logicamente Bologna su riviste come Nature. Ed eccolo il protagonista di questo grande gesto, portare la bandiera dell'Abruzzo sulla vetta più alta del mondo, sull'Everest. Com'è nata questa iniziativa? Ah, it's like my pleasure because è un suo piacere. Yeah, I met in Davide, the Italian team in rollballing. Ho incontrato il Davide con il suo team italiano nella rollballing in Nepal. In Nepal, yeah, and they help a lot because the resorts and the making the way, Bepreta Stillway, Sagarmatha. Che ha fatto delle attività alpinistiche nella sua vallata con la corda fissa nel percorso individuato. Yeah, then after I began in my heart, what can I do from my side to in Italy? E quindi lui ha pensato, cosa posso fare io per contraccambiare questo gesto agli italiani, all'Italia? That's why I bring the Abruzzo, the flag on the top of the Everest. E così è nata l'idea di portare sulla vetta del Monte Everest la bandiera dell'Abruzzo.